Com'è possibile costruire l'integrazione tra credenti di religioni diverse? Qual è la strada per aprirsi all'altro in un percorso di solidarietà e fratellanza? Chi strumentalizza le religioni per disseminare odio, violenza e morte? Sono questi alcuni degli interrogativi spesso posti dagli studenti emersi durante l'incontro svoltosi nel Teatro Comunale di Atri per iniziativa del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Teramo, dell'Istituto di Istruzione Superiore Zoli e della Scuola Civica Claudio Acquaviva. Alle domande degli studenti atriani hanno risposto Michele Seccia, vescovo della diocesi Teramo Atri, e Mustafa Bazzami, imam della comunità islamica abruzzese. Oggi, e siamo in tanti, dico siamo perché non voglio puntare il dito mai contro nessuno, a sottolineare più ciò che non va. E poi diventa polemica, diventa contrapposizione e certi spettacoli non sono né educativi né pedagogici. Cerchiamo di dialogare e di confrontarci sul concreto, sulla ricerca del bene, di ciò che promuove la dignità della persona e il bene sociale, il bene comune. Il messaggio è quello di sempre, cercare di andare incontro all'altro, al diverso, di conoscerlo, di cercare di arricchirsi e arricchire, di non avere paura di ciò che è diverso e di essere pienamente consapevoli che senza dialogo non andremo da nessuna parte. Per tutti il senso profondo dell'incontro sul dialogo interreligioso che si è svolto ad Atri è stato quello di invitare i ragazzi ad essere protagonisti della propria vita, sempre, e non diventare mai strumento di altri.